In Italia il nuovo governo è amico della scienza e degli scienziati? Ma dipende, se me lo chiede oggi, sono reduce da un dibattito, da una discussione in Senato ieri che mi ha molto colpito e amareggiato, perché si è trattato di un dibattito surreale che ha poi avuto l'esito di un'approvazione di un DDL sulla mototerapia. Che cos'è? Come terapia complementare da importare negli ospedali per i percorsi di cura per bambini pediatrici, oncologici o con malattie del neurosviluppo. Che cos'è? È la possibilità che facciano delle sessioni mensili una volta al mese di attività su una moto, di guidare una moto con persone che aiutano in questa attività. Ovvio che si tratta di attività ricreative, ludiche, ce ne sono molte altre. E verrebbero riconosciute dal sistema del Servizio Sanitario Nazionale come terapie? Al momento non ci sono finanziamenti associati a questo DDL, però insomma penso che la direzione sia quella, perché nel momento in cui una cosa del genere assurge a legge dello Stato, non c'era nessun bisogno, dicevo, è importante offrire, no, in questi casi di malattia così pesanti, dei momenti di ricreazione, di svago, ma non c'entrano niente. E poi la cosa pazzesca, io l'ho detto ieri in Senato ai miei colleghi, questi sono passi falsi, clamorosi, non c'è nessuna evidenza, ma zero. L'intero impianto di legge è basato su un articolo scientifico, uno, in una rivista scientifica irrilevante. Quest'articolo non è mai stato citato da nessuno. Ma che risposta si dà alla scienziata? Perché è stato fatto? Io non ho una risposta, vedo una debolezza forte della politica quando si avvicina a questi temi. Alcuni colleghi, alcuni senatori hanno fatto presente che forse questo assolveva a necessità di consenso, di premialità verso alcuni contesti, però di alcune associazioni, però io veramente con le dei motociclisti non si riesce veramente a capire, è incredibile. Non me lo spiego. Ci racconta una cosa, la mototerapia per curare terapia per i bambini complementare. No, e questo basato per i bambini? Per i bambini oncologici, quindi malati di tumore, ma anche per i bambini con neurosviluppo. Questo veramente è un pericolo pazzesco. E poi ci preoccupiamo di Kennedy e di Trump, appunto.